E con una settimana nella vostra linea temporale, ma il tempo di berci una cochina bella fresh per me. Continuiamo, ragazzi. Continuiamo. Sesto episodio. Avremo. Cioè, in realtà una missione ce l'abbiamo, perché German ci ha parlato del calice, del sacro calice che rivela la tomba degli dei in un borgo dato alle fiamme, abitato dalle bestie, che è Old Yharnam, almeno seguendo la lore. Però è Old Yharnam, ragazzi. Old Yharnam, il quartiere vecchio, vecchio della città possiamo dire, appunto data le fiamme, perché è la piaga delle belve in quella zona lì, tra l'altro molto, vedrete che questo quartiere è praticamente sotto la chiesa, il quartiere della chiesa, molto vicino alla chiesa, quindi a livello geografico possiamo dire che di lore la chiesa probabilmente avrà dato, sparso sangue, sangue, infusioni in quella parte di città, per questo. Sono tutti impazziti, a differenza magari delle zone un po' più povere, di Yharnam centrale, che è solo all'inizio Yharnam centrale, diciamo, la piaga delle belve. Invece Old Yharnam, essendo il quartiere vecchio, molto più vicino alla chiesa, probabilmente l'infusione dura da molto più tempo. Ma, innanzitutto, come sempre, Andreina è qui. Nella posizione in cui l'aveva lasciata nello scorso episodio. E prima di andare allo Yharnam, se non sbaglio, c'è qualcosina da leggere. Piccole pastiglie medicinali che contrastano il veleno. Vengono utilizzate per trattare il sangue cinereo. La misteriosa malattia che si è abbattuta tempo fa su Old Yharnam. Queste pastiglie forniscono un sollievo a breve termine. Il male del sangue cinereo è stato l'origine della diffusione della piaga della belva. Una malattia? Una malattia che non si cura col sangue. Perché? Non si cura in realtà, perché come leggete queste pastiglie danno tipo un sollievo, un palliativo, non guariscono questa malattia, questo sangue cinereo. Quindi una malattia generata da un sangue curativo? Cosa sta succedendo qui? Non dovrebbe curare ogni male? Non dovrebbe essere un sangue santo che cura ogni male? Ragazzi, lo scaggine, lo scaggine. Comunque questo sangue cinereo in realtà è un'ottima scusa di gameplay. Qua si vede anche la lungimiranza di uno come Miyazaki che non lascia nulla al caso. Giustamente, noi avendo un sangue divino che ci cura tutto, come fare a fare un avvelenamento? Il sangue cinereo. Il sangue cinereo è il veleno di Bloodborne. Che appunto genera un dolore in chi ha fatto l'infusione, visto che tutti, noi inclusi, abbiamo l'infusione di sangue, abbiamo sangue antico nelle vene. Questo sangue cinereo, quando ci colpisce, ci genera del dolore e ci uccide. Ci uccide. Quindi l'unico modo per fermare questo dolore è l'antidoto, che appunto è un palliativo, che però non cura il sangue cinereo. Che fa parte della bestialità il sangue cinereo. Diciamo che è la parte prima della malattia. Fisicamente tu stai male, stai male, stai male, e poi prima o poi diventi bestia. Dipende anche dal fisico. C'è chi diventa bestia subito, c'è chi comincia a star male, viene ucciso dal sangue cinereo. Quindi diciamo che sono la stessa faccia della stessa medaglia, possiamo dire, solo che il sangue cinereo è una cosa un po' diversa dalla bestialità. La bestialità è un po' un concetto generale, più una roba filosofica, possiamo dire. Qua c'è la vecchietta che ci odia e noi andiamo avanti, ragazzi. Oh, i nemici della chiesa, i nemici della chiesa. Aia. Questi sono, come vedete, non sono cacciatori perché hanno un vestito bianco. Hanno un vestito bianco. Sono, come possiamo dire, degli eruditi, dei medici che lavorano per la chiesa. Come notate qua non ci sono bestie, comunque non sono più bestie. Sono bestie nel senso un po' più diverso dal solito. Sono comunque stravolti. Sono comunque stravolti, non sono propriamente messi bene. Anche quell'essere che c'è nella cappella, come vedete, sono tutti allungati, tutti strani. Cosa succede qui? È un altro tipo di bestialità? Come vedete come cambia? Nella Yharnam centrale, nella città della popolazione, ci sono le bestie, tutti stravolti, bare ovunque. Qua nella chiesa ci sono i prelati che sono ridotti in un modo un po' più strano, bianchi,
alti che mugugnano. Perché? 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 Perché è la domanda chiave proprio. Ora, qua c'è un oggetto da prendere, ma... Che tra l'altro è una citazione a Dark Souls 1. Chissà cos'è, chissà cos'è, vi faccio vedere. Chissà cos'è. Follia. Follia, c'è qualcosa. C'è qualcosa che ci fa diventare folli lì. Non so se avete intravisto, ma c'è un qualcosa che non capiamo. C'è un qualcosa che non capiamo. Perché la follia è quando non comprendi qualcosa, almeno in Bloodborne. Un qualcosa che non siamo pronti a comprendere. Perché appunto c'è qualcosa che ci afferra, ci va a fluttuare. E non la vediamo. E non la vediamo. Non la vediamo, ragazzi. Io ve l'ho detto, no? Che più intuizione si ha, più si vedono cose. Più si comprende l'universo, il cosmo, più si capisce. Però per ora siamo troppo stupidi per capire che cazzo, che cazzo succede. Mettiamola così. Allora, di qua, bravo Pirla, di qua si va verso Old Yharnam. Ovviamente questo episodio sarà un po' più lunghetto. Di 30 minuti, dai. Ecco, il Pirla, pure io Pirla, insieme al cane. Là. Hello, allora, il vestito che ho trovato, ovvero... Questo qua è una citazione a Chester, l'NPC che c'è in Dark Souls 1 nel DLC, che appunto viene da Bloodborne. Viene da Yharnam perché è un cacciatore. Caprino è stato dei cacciatori più formali. Alcuni cacciatori si pongono una grande enfasi sulla forma, come si nota dall'uso del bastone filettato. La loro forma, bellezza e giustizia sono l'essenza dell'umanità e rappresentano ciò che consente ai cacciatori di non tramutarsi in altro. Diciamo che sono. Se la tirano i cacciatori. Uno degli elementi standard della tenuta da cacciatore, la produzione è affidata all'officina. Non è dotato del piccolo mantello che protegge dal sangue, cioè uguale, guardate ragazzi, sono identici. Solo che questo è la versione col mantellino e questo è la versione senza. Fidatevi del coprigionamento del cacciatore di buona fattura che fornisce una buona difesa che deve affrontare le belve. Infatti è molto figo. Signor Bonaparte! È molto figo, come manca il tricorno. È molto figo questo qua senza mantellino e anche il cappello di Gascoigne unito. Io direi di rimanere così per ora. Come per niente male. Van Helsing. Noi comunque proseguiamo. Di qua. Quindi, ricapitolando, unendo il puzzle, perché comunque, mettiamola così, chi non è abituato ai Souls si sta chiedendo di che cazzo io stia blaterando. Però, soprattutto in Bloodborne, la lore è gestita magistralmente, secondo me, perché sono appunto piccoli pezzi di un puzzle che poi piano piano vai a comporre mentalmente. Nello scorso episodio abbiamo sentito parlare di ragno che ce l'ha i rituali. I padroni che sono lontani perché questo rituale è celato. La tomba degli dei, il sacro calice che i cacciatori usano per riunirsi in comunione. Sangue cinereo, Gilbert che nonostante abbia ricevuto l'infusione di sangue sta male, perché appunto... se l'aveva scoperto che cazzo aveva, è sanguicinerio che gli dà questo malessere e piano piano lo sta uccidendo. Però piano piano, appunto, come vedete, bastano piccoli dettagli da far unire le cose. Io ho letto l'antidoto, sanguicinerio, una malattia che è data dal sangue. Quindi Gilbert, con l'infusione, ha contratto questo sanguicinerio. Non viene a tutti il sanguicinerio, ripeto, è sempre lì, è un cazzo di terno all'otto. Ogni infusione è un terno all'otto. Cioè, appunto, chi è molto fortunato, tipo l'1% è molto fortunato, dall'infusione sviluppa abilità sovrumane. Che appunto questi individui straordinari che sviluppano abilità sovrumane... diventano cacciatori. La stirpe dei cacciatori. La stirpe dei cacciatori non è una roba fisica, non è una famiglia fisica, non è una roba di eredità, di lascito.
Sono semplicemente individui che dopo l'infusione di sangue diventano sovrumani. Papà è detta così, va a culo, diciamo così, che l'infusione va a culo. Va a culo. Ovviamente bisogna essere portati, bisogna essere praticamente portati fisicamente, tutte queste cose qui, però sostanzialmente va a culo l'infusione, ragazzi. Ora, qui c'è un bellissimo NPC. Tu sei una cacciatrice di belve, vero? Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ah, ti chiedo scusa, chiamami pure Alfred. Salve Alfredo. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Perché non collaborare e discutere di ciò che abbiamo appreso? Va bene Alfredo, allora collaboriamo. Oh, oh. Molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Thank you. La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue. Tutte stronzate, Alfred. Vi rendete conto? Cosa avevo detto l'altra volta? Che la Chiesa ha comunque istituito questa caccia alle belve un po' per coprire le proprie malefatte. Perché in realtà nessuno in città all'inizio almeno sapeva che il sangue era il sangue la causa della piaga delle belve. Quindi la Chiesa, come al solito, ha creato questa facciata. La caccia alle belve è una roba sacra, è proprio una roba, tipo una fiera, una roba allegorica, tipo la Pasqua, la notte della caccia, è proprio una roba che fanno i cacciatori sacra per appunto dare questa sacralità, per coprire un po' le proprie malefatte. Alfred, essendo appunto, come ha detto lui, ha iniziato come cacciatore di belve, però adesso è diventato un cacciatore di vile sangue. Adesso capiremo cosa sono i vile sangue. Fa parte della Chiesa. Quindi diciamo che è un po' lobotomizzato. Quindi va un po' compreso. Guarda che cazzo di naso c'è, cioè, Alfred. Va un po' compreso. Fa parte della Chiesa, quindi ha le sue idee. Ma parliamoci. Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo interesse. Parla della Chiesa della Cura. Parliamo della Chiesa della Cura. Come sai, la Chiesa della Cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale. E che i consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Sangue curativo, bastardo. Vabbè, poverino, lui è, diciamo che è una... Sono tutti vittime in realtà in Bloodborne. Birkenwert, attenzione, vi ricordate il ragno di Birkenwert che cela ogni genere di rituale? Parliamo di Birkenwert, vediamo cos'è Birkenwert, questo posto. Birkenwert è un antico luogo di studio. E la tomba degli dei che si trova sotto Yharnam dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Birkenwert ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Birkenwert. Oggi, però, quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Birkenwert è un'area proibita. Chissà perché. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Allora, bombe di lore. Bombe di lore, ragazzi. Cosa avevo detto prima? Sì, vai a cagare tu il buon sangue di merda. Cosa avevo detto prima? Che comunque unendo i puntini, il gioco, comunque la trama ve la fa comprendere piano piano. Cosa abbiamo scoperto? Vabbè, abbiamo scoperto la Chiesa della Cura, che appunto è un'istituzione che controlla Yharnam, fa le infusioni di sangue, venera questo sangue curativo, ma il paragrafo più importante è stato quella roba di Birkenwert. Birkenwert è un luogo di studio precedente alla Chiesa della Cura. Birkenwert è stato fondato la Chiesa della Cura è stato fondato dopo Birkenwert. Infatti a Birkenwert gli studiosi hanno scoperto questa cosa sulla tomba degli dei, come ci ha detto German. La tomba degli dei che è sotto Yharnam.
Nella tomba degli dei, gli studiosi di Bingerworth hanno trovato il sangue curativo. Non, lui ci ha detto, Alfred ci ha detto un ricettacolo di sangue curativo, ma il sangue, ragazzi, è un liquido biologico. Questo sangue da chi, da cosa o da chi deriva? Probabilmente Alfred non lo sa. Questo ci fa intendere anche il gioco, che anche i soldati semplici, mettiamolo così, della chiesa non sanno da dove arrivi il sangue curativo. O meglio, magari non ce lo vuole dire, però in realtà non lo sa, ragazzi. Quindi la tomba degli dei è questo luogo sotto Yharnam dove hanno trovato il sangue. A Birkenwerth hanno trovato questo sangue, e una volta che hanno fatto questa scoperta hanno costruito la chiesa della cura. Birkenwerth quindi è un posto più antico della chiesa della cura, che come ci ha detto Alfred è in rovina e la chiesa non ti permette di andarci. Ci saranno dei, ci sarà dei motivi, no, che per nascondere Birkenwerth alla gente comune, no? Poi c'è anche il famoso ragno di Birkenwerth, che c'era ogni tipo di rituale. Capirete, ragazzi, come ho detto, piano piano si uniscono tutti i puntini, siete tranquilli. Siete tranquilli. Aia. Aia. Ok. Controllati nel mixer come al solito. Allora, abbiamo aperto questo passaggio, ragazzi, anche qui. Questa chi hanno costruito questa cappella e hanno occultato un passaggio sotto una tomba. Perché? Lo vedremo perché. Lo vedremo perché. Cioè, vedete come comunque è losca la chiesa? Si sta notando anche nel level design, nelle cose che sentiamo, nelle cose che leggiamo. Lo chiamano sangue curativo, poi invece causa una malattia mortale, tra l'altro. La caccia è una roba sacra, però in realtà la caccia è nata per colpa loro. Le bestie esistono per colpa della chiesa. Cioè, capite quanto è losca la chiesa? Ce lo sta urlando fortissimo il gioco. Salve. Là. Pietre del sangue là. Quindi magari portiamo la mannaia a più 3. Qui stiamo scendendo, vedete, comunque stiamo scendendo in una zona sigillata della città, sotto una chiesa proprio costruita sopra. Una zona anche diroccata, vedete. Antidoto. Scendiamo. Cioè, vedete, una zona abbandonata a se stessa. Le piante hanno preso il sopravvento. Cioè, vedete? Caccio una lanterna. L'accendiamo. Una zona abbandonata. E che zona è? Questa città è abbandonata da tempo. Qui i cacciatori non sono i benvenuti. Perché la chiesa ha sigillato questa entrata sopra una chiesa e ci ha anche messo un foglio? Che posto sarà, ragazzi? Tu guarda, Old Yharnam, voi non lo dicete, Old Yharnam, la città bruciata, bruciata perché le bestie avevano preso il sopravvento. Questo fa anche capire che, cioè, tanto il fuoco che continua ad andare, che continua a bruciare. Questa è la parte vecchia della città, la città iniziale, che tra l'altro avete visto quanto è vicina alla chiesa, ragazzi, praticamente di fianco alla chiesa. Però l'hanno occultata l'entrata, l'hanno occultata, ci hanno costruito sopra una cappella e nascosta sotto una tomba. Perché? Per coprire il loro crimine contro l'umanità. Per non far scoprire agli altri abitanti di Yharnam che cazzo succede se ti inietti il sangue. Perché comunque hanno, è proprio nascondere la polvere sotto il tappeto, ragazzi. Noi comunque andiamo. Dovrà affrontare la caccia. Sono qui per questo. Noi andiamo, quindi c'è qualcuno che ci parla e ci dice: vattene, lascia stare, questa città è abbandonata da belve, non affrontarle.
Perché? Perché c'è così tanta discrepanza, ragazzi? Nel sogno tutti ci dicono caccia, caccia, caccia. Nel mondo della veglia tutti, no, attenzione, anche Eileen, se vi ricordate, era un po' titubante su sta cosa. Qui addirittura ce lo dicono chiaro e tondo, vattene, lascia stare, non cacciare le belve. Ora, queste sono le belve che abitano Old Yharnam. E tra l'altro sono belve che sono traumatizzate, guardate. Sono praticamente traumatizzate, vedete? Perché ho la torcia in mano. Sono traumatizzate dal fuoco, perché comunque ricordatevi che questa città è stata mondata dalle fiamme. Perché sono traumatizzate? Guardate anche come combattono. Guardate bene come combattono. Aia, porco Giuda. Combattono in un modo che fanno quasi tenerezza, ragazzi. Non lo credete anche voi? Guardate, quella è lì che piange. Non mi fanno tenerezza un po'? Comunque vi spiegherò tutto tempo al tempo, vi spiegherò tutto tutto. Precuriamo tutti i cadaveri là. Bella Old Yharnam, eh? Tipo Bari Vecchia, il quartiere vecchio della città. Noi continuiamo a scendere e freghiamocene dell'avviso. Sei una cacciatrice alta. Grazie. Capace, spietata. È bravissima. Grazie. Grazie, grazie, visto che mi ha fatto pure i complimenti. Ok, quello status che vedete in alto, ragazzi, è il sangue cinerio. Queste bestie ti fanno contrarre il sangue cinerio. Strano, eh? Però, vi siete chiesti perché queste bestie... queste bestie in confronto a quelle di Yharnam centrale, quindi la bestialità più recente, diciamo, siano così meno bestiali, cioè si fanno quasi pena queste bestie, come ho detto prima, sono tutte lì rachitiche che si nascondono, che hanno paura del fuoco. Chissà perché sono meno bestie. A Yharnam centrale c'erano porchi giganti, lupi, licantropi, mannari. Sono molto diverse queste bestie. Ha senso, ma si capirà più avanti perché sono diversi. Lui è lì sopra, lo vedete? Ed è per questo motivo che devo fermarti. Ah, mi devi fermare. No! No! Devo pensare che tu ancora sogni. Vabbè, ci sta aver visto questo dialogo. Mi sono fatto uccidere per fare il cretino. Devo pensare che tu ancora sogni. Quando farai il prossimo sogno, rifletti bene su quello. In inglese, se non sbaglio, dice anche su quello che stai facendo. In inglese, ovviamente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sta frase? Lui sa che sogniamo? Lui sa che possiamo accedere al sogno del cacciatore? E perché ci ha detto appena farai l'altro sogno rifletti bene? Su cosa dobbiamo riflettere? E perché ci ha detto di fermarci? Sei una cacciatrice abile, sei ebra di sangue, sei forte, ma torna sui tuoi passi, non cacciare le belve. Perché, ragazzi? C'è qualcosa che non torna qui. Allora, intanto torno indietro. C'è stato morire perché quel dialogo è importantissimo. Devo pensare che tu ancora sogni. Là. I miei echi. Là.
Vorrei provare a fare 50 minuti a sto episodio. Dai, un'oretta ci sta, secondo me. Almeno diamo anche un senso alla situa. Allora, questo Old Yharnam c'ha uno studio di level design fantastico, perché tutta la prima parte della città è studiata per farvi schivare la Gatling. Noi quindi è un trucco, scendete di qua e vi risparmiate molti cazzi. Proveremo anche ad affrontarlo lui, però dobbiamo prima raggiungerlo. Là. Antidoto. Di qua. Qua ci prende. Tra l'altro quelli sono esplosivi. Queste anfore qui. Aspetta che lo aggro. Ok. Infatti, vedete. Trappola molto molto brutta. Guardate, vedete come sono timorose queste belle. Guardate. Fanno quasi. Cioè, a me fanno tenerezza, ma c'è un motivo. Sono costruite per fare tenerezza. Ok, là. Corri. Mamma mia, che range brutto però la mannaia, mamma mia. Molti anche si chiedono che cazzo sono questi corvi qui. Se guardate bene hanno della carne in bocca. Questi corvi qui sono semplicemente corvi normali che hanno iniziato a cibarsi dei cadaveri morti, però i cadaveri morti avevano comunque il sangue di Yharnam dentro. Il sangue di Yharnam ha fatto questo effetto sui corvi. Cibandosi dei corvi, dei cadaveri, come vedete, infatti, c'è un cadavere qui. Si sono nutriti anche loro del sangue di Yharnam e piano piano stanno diventando bestie pure loro. Questo fa capire gli effetti che ha il sangue di Yharnam su ogni creatura biologica, ogni creatura terrena, possiamo dire. Là. Lei. Scusi. Ah, quelli col lenzuolo non hanno paura delle fiamme perché si nascondono, appunto. Si nascondono, sono timorosi. Allora, questo pezzo qua è un po' un dito in culo perché noi in questo cortile siamo a completo range della Gatling, a meno che non andiamo sotto il muro. Quindi c'è un buon modo per fare sto pezzo. Innanzitutto, vabbè, raccogliere gli oggetti. Una gemma del sangue, ottimo. Possiamo potenziarci le armi. Un modo sicuro di fare sto pezzo è prendere la miscela di sangue acre. Che non ce l'ho, perfetto. Non ce l'ho. Ah, no, è qui, ok. Che attira le bestie. Noi la lanciamo qui. Le facciamo arrivare tutte qui. Quindi almeno ripuliamo e possiamo tranquillamente correre contro il muro. Venga. Dato. Lei. Là, ok. Ce ne sono molte altre, però in realtà guardate, basta fare così. Qua non siamo più a range. Però capite che è brutta come è, infatti. È brutta. Va bene, rifletterò bene. Effettivamente devo riflettere bene qua perché ho fatto una stronzata. Via questa lore non richiesta, via. Ho fatto una stronzata incredibile. Ora, piano piano ritorniamo lì. Ci sta però che nonostante la mia esperienza in Bloodborne, se faccio stronzate e muoio come un pirla. È comunque un Souls, eh.
devo ripulire un po' di più, quindi teniamoci la miscela di sangue acre. Là. Tanto almeno farmo fiale. Aia. Ok. Madonna, quanti però. Ma come fa a prendermi? Che cazzo di mira c'ha? Aggrami, aggrami, aggrami. Là. No, la mannaia in trasformazione è sciotta comunque. I corvi intanto corvano. Lei. Salve. Ok, ora pensiamola meglio. Ok, due sono andati. No, uno è andato. Venga, venga, con calma. È i miei echi, tra l'altro, lui mi sa. Sì. Dammeli, che sono comunque sono quasi 10.000, pochi cazzi. Ok, allora ce ne sono altre lì, però questa volta mi sa che è molto più fattibile. Ok. Gemma del sangue straordinaria, minchia che culo. Lei, scusi. Ah, vi dirò una cosa, quest'area è secondaria in Bloodborne. Non è, no, potete anche saltarla, è opzionale Odearn. Però di lore è importantissima, cioè va fatta. Comunque siamo a mezz'ora di registrazione, ma vorrei fare un'altra ventina di minuti. Vorrei arrivare a un punto focale proprio, incredibile. Allora, c'è un modo easy per affrontare il signorino, perché sono in due. Là c'è un altro cacciatore, lo vedete là. Tanto con la manna, no, con la sega lancia. Se non sbaglio, sì. Che è il partner di quello sopra la torre. Aia, aia. Lasciami. Vattene. Io prima vorrei farmi l'amico Fritz da sopra. E poi dopo noi, quando è morto quello che spara, lo affrontiamo lì in campo aperto. Sentite, lo sentite questo suono? Questo ringhio. Allora, lui è qui. È molto forte, ma c'è un modo easy di farlo. Il modo easy di farlo è farlo cadere, ragazzi, sostanzialmente. Non so se riuscirò a farlo alla prima botta. Speriamo di non crepare di nuovo. Se crepo di nuovo, probabilmente taglierò, ragazzi. Così almeno riusciamo anche a dare un senso a questi 50 minuti che voglio fare. Vai. Cadi, bastardo. Vai a fanculo, va. Rincoglionito. Beh, quando avrai il prossimo sogno, rifletti bene. Va bene, rifletterò bene. Allora, ragazzi, fermo il timer e taglio. Taglio così almeno questi minuti dove rilascio, dove probabilmente rimorirò. Spero di non perdere 10.000 echi. Lo taglio così almeno abbiamo uno screen più lungo possibile. È per il taglio. Così almeno nel microfono vedo dove tagliare. A tra poco.
Ok ragazzi, sono tornato dov'ero, i miei che tra l'altro sono proprio qua sopra, incredibile. Devo entrare in modo per farlo scendere, in realtà ho l'archibugio, con la pistola sarebbe più facile, perché con la pistola sale le scale, continui a sparare, a spammare lui piano piano, capi qua giù, l'archibugio mi sa che non ci arriva, peccato. Noi comunque con i sassi, proviamo con i sassi. Vedete che là non ci arriva il suo. Aia! Aia. Ora. Ma schiva. Aia. Cadi. No, ti prego. Una danza è diventata. Viviamo veramente poco a lui comunque. Confronto al suo collega. Giù. Ti tiro un sasso. Piano piano si fa. È comunque una boss fight lui alla fine, eh. Anche se non si riesce a farlo cadere. Ah! Tra l'altro è una delle armi più particolari del gioco. Il fist. Perforatore. Aia, pensavo di schivare prima. Aia! Forse sai che col bastone filettato È più easy, perché lo teniamo a distanza. Aia. Ti prego, non voglio rifarlo. No. Mi ha quanto leva col... Ok, c'è la metà vita. Dimmi, ecco, mo pozza, vero? È vero che pozzano i cacciatori, hanno il sangue. Peccato. Ho cercato di farlo cadere, ragazzi. Comunque, fermo di nuovo il timer, ragazzi. Ci vediamo quando lo uccido. Fanculo. Ragazzi, ho dovuto comprare la pistola per far sta cosa. Non vi dico quanti tentativi ho fatto. Poi ho perso pure 10.000 echi. Non ci faccio mancare nulla. Ho fatto una stronzata. Ho rischiato di farlo cadere senza raccoglierli, perché era proprio qui al limite con la mannaia. Ma li ho persi. Sono andato a comprare la pistola e... come vedete, con la pistola è easy, basta spammare. Con l'archibugio non ci arrivi. Cioè, quanto cambia è proprio un dito in culo. Lui è più forte di Gascoigne, anche del suo collega in basso. Però lui è morto e dovrebbe dropparci un item. Come facciamo a recuperarlo? Così, guardate, esci dalla partita. Si fa questo trucchetto qui. Purtroppo, ragazzi, ci ho messo un bel po'. Aspetta che riattivo il timer. Adesso facciamo qualcosina e poi dopo chiudiamo. Parliamo anche di Lore adesso, che adesso ci occupiamo anche del collega, magari, perché adesso senza di lui è molto più facile. Il collega, l'altro cacciatore, è molto più semplice. Eccolo qua, il suo item. Stemma da cacciatore Powder Keg. Ora... leggiamo lo stemma da cacciatore Power Keg.
Stemma creato dai Powder Keg, gli eretici dell'officina. I Powder Keg apprezzavano le esplosioni, macchinari complessi. Infatti lui c'ha il perforatore con macchinario complesso. E questo ha portato alla creazione di armi molto diverse dai normali progetti dell'officina. Il motto degli ultimi Powder Keg era: se non fa un bel botto, io la butto di sotto. Incredibile, sono comunque i bombaroli. Ma, a parte Powder Keg, no, Powder Keg di là, vi siete chiesti una cosa? Lui comunque era qui, ragazzi. È un'ampia veduta, vedete, quello è il cancello da dove siamo entrati noi, quella è la piazza dove eravamo prima, là è giù dove c'è il collega. Lui e il collega sono cacciatori, no? Almeno fisicamente, da come si muovono, da come usano le armi, perché cacciano noi e non le bestie? Potrebbero. Lui con questa cazzo di Gatling potrebbe fare una strage di bestie. Perché stava cacciando noi e non le bestie? E perché ci ha detto torna indietro, non toccare le bestie? Parlava anche del sogno, tra l'altro. Parlava anche del sogno, quindi sa del sogno del cacciatore. Ma ci dice di non cacciare. Perché? Perché? Lo scopriremo solo vivendo. Ora, visto che lui è morto, speriamo di fare easy anche il collega qua, l'altro cacciatore è molto più facile di lui. Venga, aia, venga, oh, ma che stronzo. No, aspetta, brutta, vengi giù. Aia, la telecamera. Dio, la telecamera di minchia. Vabbè, adesso arriviamo, ragazzi. Mamma mia, oh, sono fuori forma, ragazzi, vi giuro che probabilmente avrò fatto almeno un'ora, non sto scherzando. Sono a 3 ore di registrazione. Perché poi ovviamente sono andato a mangiare, non ho fermato il timer, è arrivato Amazon, ma vi giuro che avrò fatto almeno 40 minuti di tentativi. Ce la faccio più. Voglio uccidere il collega, dire due cosine di lore e poi chiudere l'episodio. Molto molto duro comunque lui, eh. Si vede che è un nemico da affrontare con un altro equipaggiamento. Cioè, Old Yharnam è pensata così, che voi dovete comunque farvi la Gatling sempre. Però vi danno anche il modo di farlo cadere giù. È molto facile farlo cadere giù, come avete visto. Basta appunto la pistola. Ora, piano piano, adesso non c'è più perché non respawna. Noi con calma potremo farci qui senza essere bersagliati da lui. Adesso sinceramente vorrei andare a parlare di lore e il collega mi sa che lo faccio off screen, perché non ce la faccio più, vi dico la verità, lo faccio lo screen dello screen. Vorrei dire qualcosina di lore su di loro. Allora, ci sono tante domande che avranno risposta, ve lo garantisco, però effettivamente è un po' strano che un cacciatore, tra l'altro in una posizione di vantaggio del genere, non cacci le bestie e cacci noi. Non credete? Allora, via, vorrei andare di qua. Là. Sì. Ok, siamo scesi. Qua c'è una zona molto segreta dove vorrei affrontare appunto degli spunti di lore. Poi dopo l'altro cacciatore me lo faccio per i cazzi miei. Hello. Fiala di sangue. Bello Yharnam comunque, cioè dei picchi di difficoltà non indifferenti. Lui tra l'altro è uno dei Old Hunter più forti, quello che ho appena ucciso con la Gatling. Il più forte di Gascoigne, si vede. Aia. Muori.
Aia. Ok, intanto sto farmando anche gemme del sangue. Là. Hello. Altre gemme del sangue, poi dopo ci potenzieremo per bene la mannaia. Incredibile e devastante. Allora, saliamo. Qui c'è uno spunto di lore importantissimo. Una trascrizione, diciamo, di lore importantissima. E anche un'armatura importantissima. Qua c'è il fucile lancia. Sì. Fucile lancia è un'arma appunto dei Kainar. Sono dei powder keg. Kainarst. No, è dei powder keg. Un'arma creata dagli eretici dell'officina. Si tratta di un prototipo pensato per agire come arma da fuoco semplice come lancia insieme. Probabilmente ispirata a una precedente arma di Kainarst. Kainarst è la versione più barocca, diciamo. Non ha particolari funzionalità a parte quella di essere unica in questo tipo di essere usata ad arma da fuoco. Vabbè, è un'arma abbastanza, non è male, ci sta magari provare a farci una build. Però sinceramente il moveset un po' gne. Ok, qua c'è una trascrizione di lore molto molto importante, leggiamola. La luna rossa è bassa sull'orizzonte, le belve sono ovunque, non c'è altra scelta che ridurre tutto in cenere. Luna rossa. Luna rossa, ragazzi. A noi comunque non sembra di vedere una luna rossa. Abito annerito, guanti anneriti, pantaloni anneriti. Noi non vediamo alcuna luna rossa. C'è ancora il sole che sta tramontando. Cos'è questa luna rossa? Cos'è? Forse quando arriverà la notte la vedremo anche noi? Allora, uno degli elementi basi della tenuta del cacciatore, derivante dalla piaga delle belve che ha colpito Old Yharnam, fino a richiedere la purificazione della città. L'umidità rende il mantello resistente alle fiamme, utilizzato da coloro che hanno dato la caccia alle vittime della piaga, sopravvissuto al fuoco e al fettore del sangue. Questa qua è un'armatura veramente ottima, perché guardate la protezione dal fuoco. Vedete, abito del cacciatore ha 110, quello annerito ha 140. Ed è pure bella esteticamente. Si usa appunto per proteggersi dalle fiamme. E noi ce la mettiamo perché è pure figa. Oddio, sto andando giù, sto ascendendo. Ora mettiamoci il cilindro e l'abito annerito. Ora, ho perso i 10.000 echi, peccato. Potevo fare comunque un botto di level up. Ci sta. Si pagano i propri errori. Qua sopra c'è l'altro cacciatore. Ma io sinceramente, ora come ora, vorrei chiuderla qui. Quindi facciamo così. Mi risveglio e torniamo alla lanterna. Ma torno su di me, spammo il bannerino. Ragazzi, questo episodio è durato 45-46 minuti. Andreina è rinata. Per me è durato tanto, è durato 2 ore, per voi 46 minuti, è andata così, dai, è andata così, ci sta comunque, fa vedere comunque Bloodborne, cioè sui picchi di difficoltà. Abbiamo affrontato la prima parte di Old Yharnam, ci resta la seconda, abbiamo comunque ripulito la prima parte, non c'è più la Gatling, io mi occuperò del cacciatore off screen perché non ce la faccio, sinceramente non ce la faccio. Ripulirò quell'area lì e ci vediamo al settimo episodio, ragazzi. Minchia, sto sesto è stato bello pesante. Gli spunti di lore ci sono. Cacciatori che cacciano noi, non le belve, che conoscono il ciogno. La luna rossa. Che cazzo è questa luna rossa di cui abbiamo sentito parlare? La luna rossa è bassa sull'orizzonte. Lore, capirete tutto a tempo debito, ovviamente chi non la sa. E ci vediamo alla settima puntata, ragazzi, dove faremo la seconda parte di Old Yharnam, la boss fight, e parleremo ancora di lore, della tomba degli dei soprattutto. Ci sta magari fare qualche episodio dove facciamo i calici? La butto lì? Per chi sa, ovviamente. Ci vediamo alla prossima volta, ragazzi. Grazie per aver seguito questa epopea, questo delirio. Peccato per i 10.000 echi, me li sognerò la notte.